spesso mi dicono, ma com'è che un professore di matematica fa il pittore? Che c'entra l'arte con la matematica? Qui praticamente interviene una componente di ignoranza, perché non si comprende che la matematica è una delle scienze, si dice è una scienza esatta ma non vera, proprio perché i presupposti, vedasi per esempio la geometria di Euclide o vedasi per esempio altri tipi di geometrie non euclidee, si basano su delle premesse che si chiamano postulati e che effettivamente scaturiscono dalla fantasia del matematico. E quindi la fantasia determina i postulati e i presupposti. Poi diventa logica nel momento in cui c'è lo sviluppo della teoria. E così pure, di Medford, la questione della teoria dei frattali. Teoria dei frattali che vede, va a studiare che anche la dimensione compresa tra lo 0 e la dimensione 1 ha un suo valore, mentre invece nella misura toponomastica non esistevano misure intermedie tra la dimensione 0 e la dimensione 1, perciò si chiama teoria dei frattali, cioè parti dell'unità. Ma non vorrei fare una lezione di matematica. Diciamo che la mia fantasia era sempre manifestata quando ero piccolina in ogni settore. Io ero attratto moltissimo dalla magia dei numeri, tanto è vero che stavo sempre lì ad inventarmi formule, ad inventarmi numeri segreti, che poi non sapevo nemmeno, non mi rendevo conto dei significati, però ecco, la mia fissazione era scrivere le formule e disegnavo moltissimo, anche perché poi io ho avuto le mie prime esperienze lo studio di mio nonno, in cui si potevano ammirare opere di grandi artisti contemporanei dell'epoca, parliamo di oltre 50 anni fa, e precedenti. La professione poi di matematica è scaturita da una maturazione della passione per quella che era la vera matematica, e non solo, ma avendola sviluppata considerando l'aspetto magico e anche l'aspetto fantasioso. Se ci troviamo di fronte a un calcolo integrale, ebbene, oltre a delle nozioni fondamentali che sono necessarie per la soluzione di questo calcolo, è necessaria anche una grossa dose di fantasia, oltre che di esperienza. Perché ci sono integrali di tipo immediato, ma ci sono anche integrali che hanno bisogno di molta attenzione e di molto tempo per essere risolti. Per quanto riguarda la pittura, inizialmente io ho cominciato a dipingere quello che è il tradizionale napoletano, il paesaggio, la natura morta, eccetera, acquisita con frequentazioni di maestri, amici di mio nonno o che io conoscevo, perché mi sono sempre interessato di arte pittorica. Poi, mano a mano, negli anni 70, crescendo un poco, approfondendo le tecniche, acquisendo nuove motivazioni, ho conosciuto il maestro Emilio Notte, il quale mi dette delle indicazioni. Io ho frequentato lo studio di Emilio Notte per parecchi anni. Il maestro Notte mi affidò l'educazione matematica del figlio Riccardo, che oggi è un noto professore di antropologia dell'Accademia di Brera, nonché critico d'arte, e che mi ha beneficiato di alcuni suoi scritti sulle cose che faccio io. Poi, con l'età matura, con una sperimentazione che ormai è ultra ventennale, utilizzare proprio la matematica non più eccessivamente come fatto culturale, professionale, ma come estetica, perché il disegnare la matematica è una delle cose più belle e più interessanti dal punto di vista grafico. E quindi nell'ultimo periodo, dopo anni e anni di sperimentazione, sono arrivato ormai ad osmotizzare
quella che è la mia esperienza ultra cinquantennale pittorica con la mia esperienza ultra quarantennale di docente di matematica.